Voglio parlarvi di questa ragazza, guardate insieme a me queste immagini. Lei si chiamava Dora, 30 anni, una maestra d'asilo. Guardate, queste le sue immagini sui social, amava la vita, si divertiva. Questo è come lei stessa si raccontava. Tanti amici e un amore, qui la vediamo in discoteca, nel corso del tempo si era fatta molti tatuaggi che mostra proprio sui social. Ebbene, cos'è accaduto? Qualcosa di incredibile, perché tra venerdì e sabato lei ha fatto un volo, pensate, è precipitata, un salto nel vuoto di 12 metri ed è morta due ore dopo. In casa con lei c'era il fidanzato e da quello che lui ha raccontato avrebbero avuto un litigio finito, insomma, evidentemente male. Lui dice: non sono riuscito a trattenerla, non sono riuscito a fermarla. Ma allora è stato un incidente o c'è dell'altro? Max Franceschelli è pronto ad aggiornarci lì, appunto, dove tutto è successo. Ricostruiamo prima di andare in diretta cosa è accaduto. Guardate. Un volo di 14 metri, lo schianto su un'antenna parabolica e poi infine nel prato del cortile del condominio di Via di Giura, a Potenza. I soccorritori l'hanno portata immediatamente all'ospedale San Carlo, ma alle 4.30 del mattino di sabato scorso, due ore dopo la caduta, il cuore di Dora, la greca, si è fermato. Lei, 30 anni, originaria di Arena Bianca, una frazione di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, era venuta a vivere da poco a Potenza. Lavorava a scuola e aveva ottenuto un posto come assistente a Tito. La sera di venerdì scorso era uscita con Tony, suo fidanzato, ed alcuni amici. Erano stati a mangiare una pizza, a bere qualcosa allegramente, una serata come tante altre. Poi, una volta rientrati nella mansarda, presa in affitto al quarto piano di Via di Giura, Dora e Tony hanno avuto una discussione, di cui al momento ignoriamo i contenuti. Secondo il racconto dell'uomo, lei avrebbe prima minacciato di togliersi la vita e poi, ad un tratto, avrebbe scavalcato la piccola ringhiera posta sul terrazzino della mansarda. Tony a quel punto si sarebbe lanciato verso di lei, tentando di afferrarla, ma senza successo. Dopo il volo sarebbe sceso immediatamente nel cortile, ancora scalzo, per soccorrerla. È stato lui stesso a chiamare il 118 e i carabinieri. L'hanno ascoltato per 5 ore e al momento non risulta indagato. E invece, notizia dell'ultima ora, Max Franceschelli, che cosa è stato deciso proprio poco fa? Sì, Alberto, è arrivata da poco questa notizia. Il ragazzo, il fidanzato di Dora, Tony Antonio, sarebbe stato iscritto nel registro di indagati per istigazione al suicidio. Si tratta, lo precisiamo, di un atto dovuto anche per permettere a questo ragazzo, ai suoi consulenti, di partecipare all'autopsia. Sappiamo che domattina il tribunale conferirà l'incarico al medico legale per questa autopsia importantissima che dovrà stabilire come è morta Dora. Max, ci sono varie ipotesi aperte su ciò che è realmente accaduto. Spiegami bene. Sì, Alberto, i carabinieri e la procura non lasciano nulla ovviamente al caso, però ci sono due ipotesi che sono quelle maggiormente percorse. Ovviamente quella del gesto volontario. Abbiamo sentito le parole del fidanzato, ha raccontato che Dora durante questa discussione avrebbe minacciato di togliersi la vita prima di cadere nel vuoto. E poi c'è quella di una caduta accidentale, perché ve lo spieghiamo, quella notte, la notte tra venerdì e sabato scorsi, pioveva qui a Potenza. Guardate, sulla terrazza lì sopra della mansarda al quarto piano, sono tanti metri fino a qui, c'è non è una ringhiera, è semplicemente una protezione alta soltanto 70 centimetri, coperta da un passamano di metallo, era bagnato dalla pioggia incessante. Se Dora si è anche avvicinata senza la volontà di gettarsi giù a questo passamano così basso, potrebbe essere scivolata giù, caduta giù in basso. Queste sono le due ipotesi percorse maggiormente ovviamente dagli inquirenti in questo momento. Allora Max, tra poco vediamo le testimonianze che hai raccolto. In studio c'è Roberta Bruzzone, che ringrazio. La famiglia di Dora non crede all'ipotesi del suicidio. Non ci credo neanche io, detto proprio fuori dai denti. È uno scenario che purtroppo conosco, ho lavorato un caso simile tempo fa, la morte di Arianna Flagello, che ha portato alla condanna anche in appello del compagno, anche lei precipitata dal balcone in un'ipotesi di maltrattamenti sistematici e istigazione al suicidio. Sarà anche un atto dovuto quello della iscrizione al registro degli indagati, ma credo che l'ipotesi non sia proprio così campata in aria, quindi bene fanno gli inquirenti a esplorare quel tipo di scenario. Allora, vediamo che cosa ci hanno raccontato di lei, Max Franceschelli. Se io vi devo dire, li ho mai visti litigare qua? No, io non li ho mai visti. Potevo ascoltare uno sfogo di lui, magari, che noi eravamo soliti a chiacchierare. Lui era innamorato, per come lo vedevo io, lui era innamorato.
Io tante volte gli ho detto, se voi litigate che non andate d'accordo, lascia stare, si vede che non è per te, o lei non è per te o sei tu che non sei per lei. Ma lui ci teneva. Ma lui vi ha mai dato l'impressione, in qualche modo, di poter avere degli scatti di violenza, di ira? Assolutamente no. Anzi, conosco anche le sue ex fidanzate, perché è un bel ragazzo. Però lui quando decideva di stare, quando si è messo insieme a Dora, lui mi disse così, Celè, lo sai come sono, quando io poi decido che devo stare con una ragazza sto con una e basta, perché lui era innamorato di Dora. Quando venivano qui al bar tu ti rendevi conto che magari bevessero tanto, superalcolici o qualcosa? Ma esageratamente mai, superalcolici no. Posso dire lo spritz non è un superalcolico, ma magari ne bevevano uno o due massimo. Secondo te lui sarebbe stato capace di spingerla? Bella domanda. Allora, questa è... È una bella domanda questa. Cerchiamo di capire meglio chi era Dora, no? Questa ragazza l'abbiamo vista a 30 anni, maestra d'asilo, si raccontava così sui social, guardate, con Mara Pannone. 29 anni, bella appariscente, occhi scuri grandi, un sorriso dolce, esuberante, decisa, solare, una donna speciale. Così la descrivono sui social gli amici che increduli commentano la sua morte. Dora la greca si era trasferita a Potenza, aveva lasciato il suo paese nel Salernitano, aveva trovato una casa e un lavoro come assistente scolastica ai bambini, anche quelli con disabilità e disagi. Era amata dai suoi piccoli alunni e dai genitori che ne ricordano il sorriso e l'impegno. Con Antonio si frequentavano da un po' di tempo, lui il lavoro non lo aveva, lo cercava. Una donna felice Dora, aveva una passione per i tatuaggi, ne aveva tantissimi, aveva voglia di vivere, le piaceva uscire, divertirsi, stare in compagnia. Lo raccontano gli amici, lo raccontano le fotografie postate sulla sua pagina, in discoteca, in vacanza sulla neve al mare, i sorrisi, la complicità con le amiche. L'ultima sera, venerdì scorso, era stata in pizzeria con Antonio, con gli amici, una serata spensierata tra locali, brindisi, chiacchiere in allegria. Dora sembrava serena. Eppure forse qualcosa era cambiato, nei suoi grandi occhi scuri un velo di malinconia. Gli ultimi post sui social raccontano un dolore, un peso sul cuore. Spesso ci fa del male chi conosciamo. Aveva scritto come commento ad un manifesto contro la violenza sulle donne. E in uno precedente, gli uomini dovrebbero avere una famiglia e non amanti. Parole che fanno pensare ad una delusione. Dora non si sarebbe mai suicidata, dicono gli amici. Era un fiore delicato, profumato e bello, scrive il sindaco di Montesano sulla Marcellana, il piccolo paese d'origine della giovane, dove nessuno si rassegna alla sua morte. Nessuno si rassegna, Max Franceschelli, eppure lì nessuno ha sentito questo litigio di cui il fidanzato ha raccontato. No, Alberto, anche perché le liti di cui il fidanzato ha raccontato appunto agli amici, di cui sapevano anche, ma erano liti a quanto pare contenute, le liti normali che ci sono in una coppia. C'è un dettaglio che vi voglio far vedere, perché noi siamo sotto quella parabola che purtroppo è stata colpita dal corpo di Dora mentre precipitava. Questo dettaglio ha colpito noi, ma ha colpito anche gli inquirenti, soprattutto loro, che è la cosa principale, perché se Dora fosse stata spinta dal fidanzato, da chiunque altro, al di là del parapetto della mansarda, il suo corpo avrebbe dovuto compiere una traiettoria obliqua e quindi arrivare in proiezione all'incirca in questo parcheggio che è alla nostra destra. Invece è sceso a piombo contro la parabola, che era esattamente sotto il terrazzo, come se fosse caduto per un inciampo, per un incidente. È difficile che possa essere stata spinta giù se ha compiuto una traiettoria simile. Per questo sarà importantissimo eseguire l'autopsia per capire se Dora effettivamente è stata colpita prima, è stata scaraventata giù oppure se è caduta accidentalmente. Torneremo su questo, grazie Max Franceschelli. Vedo che sei scettica su questa ipotesi, Roberta, un flash. Guarda, domani c'è l'autopsia, vedremo se ci sono solo lesioni riconducibili alla precipitazione o anche altro. È un po' anomala questa situazione, sinceramente non mi convince neanche un po' la versione del fidanzato, ad oggi.